E arriviamo invece al quarto macro gruppo di sistemi di tassazione, i paesi con sistema non DOM. Anche qui, da un punto di vista tributario, non esistono i paesi non DOM, cioè non li trovate sul manuale. Però esiste una serie di paesi che applicano un principio universalmente, come dire, simile tra di loro, e sono i paesi non DOM, che come vedete sono tendenzialmente tutti paesi di origine anglosassone che facevano tutti quanti parte, lo fanno ancora, del Commonwealth britannico, facevano parte del Regno Unito. Oggi chiaramente sono rimasti in piedi soltanto accordi commerciali, il cosiddetto Commonwealth. Vedremo quanto resisterà, penso parecchio, però con la Brexit potrebbero esserci delle problematiche, lo staremo a vedere. Allora, a differenza di quelli territoriali, la grossa distinzione tra paesi territoriali e paesi con sistema non DOM qual è? Che questi paesi vi dicono: il reddito di origine estera, cioè tutto quello che non hai guadagnato all'interno dei confini di uno di questi paesi, ci sei andato a vivere, non è tassato. Però la differenza con la tassazione territoriale è che non è tassato fino a quando non viene introdotto in uno di questi paesi. Regno Unito, vado a vivere, applico il non DOM, investo un conto corrente in Svizzera, o il mio banchiere a Ginevra che mi investe questi soldi in obbligazioni non UK. Tutti gli interessi attivi, se non me li riporto sul conto corrente nel Regno Unito, non sono tassati. Questo vuol dire che se non me li riporto materialmente sul conto corrente, attenzione, la regola vorrebbe addirittura se non li spendo, quindi se ho una carta di credito svizzera, perché ho un conto corrente in Svizzera, e la passo per comprarmi una Aston Martin a Londra, allora quello rientra nella tassazione. Domanda da 1 milione di dollari: posso fare spese con carte di credito estere o il fisco immediatamente sa che io sto spendendo all'interno dell'Inghilterra e quindi mi viene a tassare su quell'ammontare? In teoria sì, in pratica no, è estremamente difficile. Il punto qual è? Che se io faccio delle spese basse, quindi con la carta di credito svizzera vado al ristorante tutti i giorni, ma ho delle piccole spese, ci faccio la spesa, appunto, spese ai ristoranti, cancelleria, adesso non mi viene in mente altro, comunque piccole spese, evidentemente con buon senso e intelligenza, il fisco non mi viene, soprattutto se ho già un'impresa in UK, non mi viene a disturbare perché non sono nei suoi interessi andare a fare i controlli su piccole spese, anche se tendenzialmente il controllo sul conto corrente lui ce l'ha e la Svizzera lo scambio di informazioni finanziarie automatico lo fa, lo implementa con l'Inghilterra, quindi a livello teorico l'HRMC, il fisco inglese, mi confondo con tutti questi paesi, il fisco inglese lo sa se hai movimentato soldi sul conto corrente svizzero. In più, tu quando fai la dichiarazione in Inghilterra, flaggi una casella che si chiama non DOM, e i non DOM sono spesso sotto accertamento, ovviamente per l'agevolazione che hanno, il fisco li va però anche a controllare. Il punto qual è? Quindi qual è? Che se voglio fare delle piccole spese con una carta di un conto corrente non inglese, non se ne accorge nessuno. Se però mi vado a comprare una Aston Martin e quindi faccio spese importanti, e allora il fisco lo sa e ti viene a riprendere a tassazione quella cifra. Ma ritorniamo, diciamo, in generale, sui paesi con sistema non DOM. Dunque, un altro vantaggio è che i contributi vengono pagati sul reddito di origine domestica e straniera se introdotti nel paese, cioè così come il reddito, anche i contributi, quindi l'INPS italiana, la corrispondente, la paghi soltanto sui redditi che hai prodotto all'interno del paese o sui redditi che hai reintrodotto all'interno del paese. Quindi tutto quello che guadagni fuori non ci paghi le tasse e non ci paghi nemmeno i contributi. Il consiglio è quello comunque di pagare sempre un minimo di tasse, cioè di non sfruttare questi paesi in maniera troppo aggressiva, perché se ci fanno un accertamento ci rompono il culo, ma soprattutto perché, nonostante sia tendenzialmente legale, io qualcosa lo vado a dichiarare perché mi serve una dichiarazione dei redditi. Mi serve una dichiarazione dei redditi perché quando mi arriva l'accertamento da parte dell'Italia e arriva, io gli dico: guarda, io però le tasse le pago qui, il fisco italiano dice dimostramelo, se tu non hai la dichiarazione dei redditi perché hai dichiarato zero, non glielo puoi dimostrare, e puoi andare in causa con l'amministrazione fiscale italiana. È chiaro che se il trasferimento è genuino, è effettivo e non è fittizio, come dire, nel corso del ricorso tributario, perdonami il gioco di parole, poi la puoi anche spuntare tu, però è sempre meglio evitare diatribe quando soprattutto vado a dichiarare 5, 6, 7 mila euro, ci vado a pagare 1000 euro di tasse e mi trovo una documentazione che tra l'altro mi dà accesso anche al tax certificate, il documento di cui parlavo prima. Quindi facciamo attenzione. Quali sono questi paesi? Per chi è perfetto? Perfetto per gli imprenditori online, per i consulenti come me, per esempio, perché abbiamo un business estremamente liquido, non abbiamo bisogno di dipendenti, comunque possiamo pagare i dipendenti anche in partita IVA e quindi ci dà un'estrema flessibilità.
Allora, è sconsigliato per i trader professionisti perché questi paesi, questa è un'altra pillola, nonostante sia vero che siamo un DOM, cioè che non tassano il reddito di fonte straniera, quindi io vado lì, ho il broker, vado in Inghilterra, ho il broker americano e speculo in America sui miei redditi finanziari, però se tu vivi soltanto di redditi da investimento, quindi sei un trader professionista, allora questa regola non vale. Quindi tendenzialmente sei tassato a livello ordinario come se non fossi un non-dom, come se fossi un ordinario residente di uno di questi paesi. In ogni caso, io consiglio questo tipo di paesi, come per quelli territoriali, a chi è alla ricerca di nuovo di un fisco amico. La differenza con quelli territoriali qual è? Che qui, questa volta ne troviamo molti anche vicino all'Italia, quindi, come dire, anche a un passo da casa riusciamo a effettuare un trasferimento di residenza, mentre quelli a tassazione territoriale sono un po' più lontani, quindi, come dire, sono indicati a chi ha un po' più il gusto per l'esotico, a parità di condizioni, questi non domi invece sono un po' più vicini. L'altra differenza la troviamo a livello di tassazione, cioè mentre nei sistemi territoriali tendenzialmente si può pensare anche di avere un atteggiamento un po' più aggressivo, quindi vado lì e rispettando le regole mi apro una società all'estero e tendenzialmente porto la tassazione a zero. Nei paesi non DOM, soprattutto se all'interno dell'Unione Europea, mio consiglio da cultore della materia è di pagare un minimo di tasse. Quindi, anche se in teoria io posso raggiungere lo 0% di tassazione, è sempre bene lasciare qualcosina nel paese dove mi trasferisco. E soprattutto i paesi che applicano non DOM, anche se il principio è lo stesso, poi l'applicazione della normativa non DOM varia di paese in paese, può essere più o meno complicata e soprattutto va monitorato. Per esempio, partiamo dalla Thailandia che è extra UE, potrebbe essere interessante andare in Thailandia, aprire una società a Hong Kong se voglio fare affari con l'Asia, piuttosto che andare in Thailandia, aprire una società in Estonia o in Inghilterra se voglio fare affari con l'Unione Europea. La Thailandia rispetto agli altri ha questa differenza. Che tutto quello che guadagno all'estero e non rimetto in Thailandia nell'anno successivo non viene tassato. Quindi è necessario che quel reddito diventi capitale, altrimenti la Thailandia lo tassa. Questa è la grossa differenza con gli altri che invece ti dicono quello che guadagni nel corso dell'anno non te lo tasso, basta che non lo rimetti. Ok, invece la Thailandia dice quello che guadagni quest'anno, se me lo rimetti l'anno dopo non te lo tasso, invece il Regno Unito te lo tassa lo stesso. Quindi questa è la grossa differenza. La Thailandia è un po' più flessibile perché evidentemente da cittadini extra UE il fisco thailandese non è attentissimo a chi si trasferisce, soprattutto a chi si trasferisce prendendo un visto tramite, che ne so, scuola d'inglese, piuttosto che scuola di arti marziali, eccetera, eccetera. Quindi è più attento invece a chi investe, perché l'altro modo per prendere la residenza in Thailandia è tramite un investimento tramite una società che è poi il grosso modo di prendere il visto e quindi anche la residenza fiscale, che non sono due concetti esattamente identici, ma derivano l'uno dall'altro, pagando tendenzialmente. Soltanto che molto spesso si richiedono degli investimenti nei paesi extra UE in questo modo che vanno dai 50k in su. Il Brasile ti chiede 60k, la Malesia te ne chiede 100, la Thailandia mi pare anche ti chiede intorno ai 40-50k, eccetera, eccetera. Questo al di là invece dei programmi ad hoc come la Thai Elite che trovate in Thailandia, la MM2H che trovate in Malesia, eccetera, eccetera. Quindi vi dicevo, questi potrebbero essere utili per chi vuole cominciare e vuole sperimentare, per chi è all'inizio del business, per chi ancora non è convinto di trasferirsi e va a vedere. Obiettivamente, il Regno Unito, Irlanda e Malta, che sono alla base della flag theory tradizionale, che però noi abbiamo, come dire, portato a livello globale, siamo andati molto oltre, però queste sono le basi. Quindi il Regno Unito mi permette di andare lì e investire all'estero e non essere tassato su quello che non rimetto. Io vi parlavo della normativa, quindi una cosa è la normativa non DOM del Regno Unito, che è la più complicata perché è la fiscalità più antica che c'è al mondo, e loro vi dicono che a partire dal settimo anno, per sfruttare la normativa non DOM, ho necessità di pagare una fee, quindi che dal settimo anno in poi aumenta, si parte dalle 30.000 sterline e poi sale. In ogni caso, con la Brexit le cose potrebbero cambiare. L'Irlanda non richiede nessuna fee da questo punto di vista, ma è sempre bene tassare qualcosina in Irlanda. Malta dal 2018 ha implementato una legge tale per cui i non DOM devono versare perlomeno 5.000 euro di tasse all'anno se vogliono sfruttare questo regime. In realtà c'è un paletto perché mi dice Malta che devo pagare 5.000 euro se ho guadagnato più di 35.000 euro sul conto corrente estero a livello di reddito personale. C'è lo scambio di informazioni, evidentemente lo possono sapere, però anche
perché qui l'amministrazione finanziaria maltese non è particolarmente attiva. È un fatto, non sto riportando nessun consiglio, né sto dicendo di evadere, sto dicendo semplicemente che qui tra il dire e fare anche l'implementazione della regola è un po' ostica.